E rieccoci qua per l'ottava parte. Partiamo proprio dalla stanza delle necessità. Ma che bello questo gioco, sigla! Ed eccoci, qui, bentornati su GoItalia. Si continua con la settima parte, no, ottava parte. Oggi è quasi una maratona. Poi ci sarà tutta la playlist su YouTube. È vero? Rieccome qua. Se dobbiamo fare qualche altra cosa. No, pavimento no, ci interessa. Ah, possiamo cambiare tutto. Ok, però. Ma il problema dove punto, ma è un problema, effettivamente. Puntiamo qua? No, non lo so. C'è un sacco di roba qua dentro, vedo, noto. Ah, ok, no. Ok, stavo sbagliando tutto. Ok, pozioni. Tavolo alchemico. Erbologia. Utilità. Raffinatore di sostanze scientifico. Fatto. Già l'avevo fatto. Raffinatore di sostanze botaniche. Botanico. In realtà ne possiamo creare anche un altro. Giusto. Interesse mobile, vabbè. Decorazioni, ah, addirittura. Statue. Ok. Tavoli. Vabbè, possiamo uscire?
Ah, beh. Ah, così, cose random fa. Ok, bene. Ok, andare sulle missioni. Cerchiamo di... Allora. Usa la mappa. Vabbè. Ok, trova. Ok. Scopri il... ok. Ah, ok. Questa qua è rimasta sospesa. Poi anche trova gettoni, va bene. Anche questo. Ottieni, usa una pozione focalizzante. Quindi ci serve una pozione focalizzante e poi ottieni pozioni Maxima ed Endorus. Focalizzante e Maxima ed Endorus, ce l'abbiamo. Endorus serve, ok. Maxima, ok. Poi qua. No, interagisci quando ci mi esce. Ok, quelle che... Endorus, Maxima... Dai, facciamo un'altra Maxima. Un'altra un'altra Endorus. È un po', purtroppo questo è un po' così. Uno, dai, un'altra Maxima. Ok, un'altra Dorus e basta. Metti anche un'altra focalizzante, dai. Se sbagliamo, metti che sbagliamo. Siamo giusto qualche secondo. Ok, 2-1. Ah! Porca miseria. E quindi... Revelio. Dodici, 10, 5. Vabbè, siamo bene, siamo messi bene. Ok. Ma dove la dovremmo usare? Poi non ho capito. No, fuori di qui? Manco come uscire, che imbarazzante. No, di qua, di qua. No, di qua. Ok. Tempi tecnici, tempi tecnici. Ok. Che succede? Siamo come incantato.
Revelio! Una risorsa molto utile, la tua guida. Lumos. Se potessi tornare indietro, lo farei, credimi! Sono cambiato! Chi che stava parlando? La scattata in maniera mostruosa, vabbè. Ah, sembra questo simpaticone. Scendi. Revelio. Vai. Revelio. Panuccio, eh? Questi a che servono? Ah sì? Hai vinto qualcosa? Niente? Sì! Vai. Ci vestiamo come piccoli bambini. Mezzo sto gioco veramente. Ma va bene così. Non ti ringrazierò mai abbastanza per aver recuperato i miei carretti.
Ultimamente dipingo molto. È incredibile come tanta oscurità possa volo ispirare bellezza. Affare fatto, allora. Sono sicuro che ti troverai benissimo. Ti credo, per quanto costa. Affare fatto, allora. Sono sicuro che ti troverai benissimo. Grazie per la visita e torna presto a trovarmi, ci conto! Perché dovrebbe essere superiore? Vediamo un po'. Vediamo, Però non ho capito i differenziamenti come si gestiscono. Spero di capirlo prima di finire il gioco. Ok, sfide completate. Beh, collezione, lascio sta. Ok, vediamo un po' se è vero. Oh. Levioso! Expelliarmus! Levioso!
Revelio. Che abbiamo laggiù? Finché non aumento di livello sarà sempre un massacro. Non è colpa mia se sei un enorme ragno letale. Ce la facciamo attraversare o ci incastriamo un'altra volta come prima? Ha problemi col nuoto? Ok. Protego! Cosa abbiamo qui? Revelio! Questo posto sembra uscito da un libro di favole. Ma che stai a mangiare? Occhio. Accio! Revelio! Che c'è qua dentro? No, niente. Quel Pippin sarebbe dovuto già essere qui. Quel Pippin è sempre in ritardo. Revelio! Ok, non si può entrare. È rimasto così. Beh, poi capiremo. Quel Pippin sarebbe dovuto già essere qui. Salve. Madama Laweng, ho una consegna da pozioni di J. Pippin. Manda un ragazzino a fare il lavoro al posto suo. Sempre alla ricerca di scorciatoie, quello lì. Magari le hai distillate tu queste pozioni. Ma non importa. Probabilmente sei molto più capace di lui.
Come mai continua a ordinare da lui se pensa che le sue pozioni siano scadenti? Perché a quanto pare ho sempre più clienti che cercano di non farsi vedere. Chi sono io per giudicare? Ma immagina che stress. Cercare sempre di garantire prodotti di qualità. A differenza di altri negozianti, io ci tengo alla soddisfazione del cliente. Ecco le pozioni che aveva chiesto. Credi di cavartela così? Lo so che Pippin cerca sempre di imbrogliare i suoi clienti. Farebbe di tutto per risparmiare qualche galeone, anche a scapito della qualità. Non avrei uno zellino da me se prima non mi dimostri che la pozione funziona. Bevila. Non vedo il problema. Lo faccio subito. Beh, sarà meglio. Guatta. Sembra aver funzionato. Beh, direi che può andare. Se la domanda di pozioni è così alta come dice, perché non cerca di agevolare una collaborazione? Magari unendo le vostre ricette e abilità. Scordatelo! Io ho faticato per arrivare fin qui. Non come quel buon a nulla che ha trovato la pappa pronta. Non permetterò che la mia intraprendenza e il mio duro lavoro vadano a suo vantaggio. Che fallisca pure! Ai ai ai. Lei ha detto che sempre più clienti cercano di non farsi vedere. Come mai? Beh, non posso parlare a nome di tutti, ma di certo i miei clienti Ashwinder avranno i loro motivi. Fossi in te, fingerei di non aver sentito. Va bene, dirò al signor Pippin che ho consegnato le pozioni come richiesto. Ecco, bravo. Che cosa c'è in vendita? Cosa stai cercando oggi? Ottima decisione. Avrei scelto esattamente la stessa cosa. Grazie della visita. È molto apprezzata. Vediamo quale trucchetto hai escogitato questa volta, Merlino. Revelio! C'è questo coso qua prima, infatti l'ho notato. Però da qua a che cavolo devo fare? Accio! Neanche questo si muove. Boh. Lumos! Si muove con l'humus, veramente? Expelliarmus! Taccio! No. Oh. L'humus! Lebioto! Assolutamente idea. Revelio!
Riparo! Incendio! No. È scaricato? È molto stabile questa scopa, sinceramente. Libri di merda. Beh, pazienza. Lumos. Levioso. Expelliarmus. Accio. Levioso. Lumos. Expelliarmus. Levioso. Accio. Expelliarmus. Accio! Levioso! Expelliarmus! Quattordici su 20. Un altro di questi. Vorrei conoscere una prova di Merlino quando la vedo. Ma sono tutti quanti difficili. Lumos. No, boh. Expelliarmus. Revelio. Riparo. Penso quella funziona solo nella stanza. Penso che ho capito. Expelliarmus. Taccio. Niente. Lumos. Oh. Non lo so. Non ho proprio idea di come si attivano queste pietre. Revelio. Oh. Taccio. Revelio. Non lo so. Punto. Vabbè, altro tempo perso. Vabbè. Lupi? Sì, no. Che cazzo è questo? Ma che è? Ah.
attenti però, porca miseria. Hai fatto il culo? Ho fatto il culo? Poi che ce ne sta un altro, non ho capito dove. No, fa niente. Accio! Mamma mia. Nulla cosmico di qua. Oh, palloncini. Palloncini, palloncini. Mettiamoci con palloncini. C'è anche una grotta. Ok. Revelio. Ok, quindi il revelio sulla scopa funziona per fortuna, che interessante. Non sono nemici, vero? Expelliarmus! Levioso! Accio! Boh. Revelio! Incendio! Ce ne sta un altro ancora. Che sia una prova di Merlino. Ok, questa la so. Questa la indovino. Lumos. Ok, le prendiamo da qua. Lumos. E ce le portiamo qua. E uno. Riparo. No. Si è impantanato. Lumos. Okay. Uno sta qua, un altro sicuramente sta qua. Due. Il terzo dov'è?
non lo so. Una posizione un po' più in alto. Non lo vedo. Boh. Non è possibile. Riparo. È facilissimo, non si capisce un cazzo. Questi stanno andando via nel frattempo. Lumos. No. Vabbè. Ciaone. Serve una posizione sopraelevata. Dai, andiamo con... capì. Boh. Anche da qua li vedo. Uno e due, basta. Forse è quella nascosta mezzo le... Sì. Credo... No? Sì? Che cazzo? Accio! Vieni, dove cazzo è andato? No! Dove cazzo? Non ci credo. È tornato. Cazzo! È tornato al punto di partenza, perché? Ah, ok, non si può allontanare più di tanto. Vabbè. Allora siamo punto da capo. Oh. A me che, a meno che quelle là le dobbiamo portare lì, ma non credo. Ci provo, non credo che sia. Lumos. Non credo. Non vengono manco. Interessante. Boh. Ah, però ho identificato dove... Lumos! Ho identificato dove sta il punto della...
Ce ne sta un'altra lì. No, non ci credo. Expelliarmus. La boccione. Lumos. Sono andati via. No. Ok. So cosa significa. Una prova di Merlino. Due vicino ce ne sono. Lascio andare via, arrivederci. Va bene, va bene, va bene. Scendi, scendi, scendi. Come non puoi atterrare? Scendi qua. Hogsmeade, sto arrivando. Salve. Ho saputo che abbiamo tutto ciò che serve agli studenti in materia di pozioni. Dai pure un'occhiata. Ho consegnato le pozioni a Fatima Laweng. Molto bene. Spero che non ti abbia creato problemi. Nulla che non potessi gestire, tranquillo. Meno male. E grazie ancora per il tuo aiuto. È stato un piacere fare affari con lei, signor Pippin. Parimenti. Ben lieto di cederti il compenso per la consegna, pur di non vedere quella megera. A proposito, ho trovato questo libro di pozioni a Cambridge. Può tornarle utile? Ma questo è il ricettario di Fatima. Dovrebbe tenerlo lei. Madame Laweng non se lo merita. Apprezzo le tue parole, ma hai ancora molto da imparare sul rispetto della proprietà altrui. Certe cose sono sacre per i pozionanti. Glielo restituirò immediatamente. Cosa posso fare per te oggi? Saggia decisione. Grazie. Posso sempre di più, vedo. Spero di rivederti. Addio per ora. Ok. Missioni, 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 missioni. No, postazioni, ho detto missioni. Focalizzante, ok. Usa, quindi devo usare una pozione focalizzante e poi Maxima e Delurus contemporaneamente. Ok, facciamolo. Di pulizia.
Abbiamo focalizzante. Ok. Poi abbiamo detto Maxima ed Edurus. Lo stai? Queste due? Ok, vai. Eccellenti. Ok, ritorniamo. Vicino a co- c'è un no? Sì. Vai. Carica. Carichiamo. Se ci siamo. Le pozioni, se il professor Sharp è così. Ci sono, andiamo. Come sta andando con i compiti? Insomma, ho completato i suoi incarichi, professore. Bene, ora sei pronto per apprendere Depulso. Vediamo cosa riesci a fare. Concentrati, non lasciare che la mente vaghi. Ora sai come fare. Se vuoi fare Depulso. Dove ce lo mettiamo? Depulso. Non lo so. Creiamo uno nuovo. No, se può. Non andare a scaraventare i tuoi compagni in giro per i corridoi. Prova piuttosto con i libri incantati che trovi qui. Depulso! Ottimo.
È un piacere constatare che padroneggiare gli incantesimi. Defulso! Vedo che non demordi. Bene, ripetere è apprendere. Quindi? Accio! Vabbè, era tutto qui la lezione. Andiamo avanti con le mission. Ok. Vabbè, l'abbiamo fatto un bel po', però. L'ultima volta che sono. Come dico sempre, viaggiare a. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobbiglie di Zenobia sono in punti elevati. Però adesso ci possiamo andare nei punti elevati, no? Da dove vai? Revelio! No? Saranno punti elevati, ma non si capisce. Revelio. Ah, vabbè. Casino, sto facendo casino. Interesse per l'erbologia, la sorte e dal desiderio di eccellere in azione. Come dico sempre, se non lo puoi distillare, non lo puoi. Lumos! Revelio! Scendiamo ancora. Revelio. E aspettiamo. Completa gli incarichi che ti ho assegnato, poi raggiungimi nella mia classe. Ti insegnerò di Findo, incantesimo tagliuzzante. Solitamente viene usato per tagliare gli oggetti, ma può rivelarsi un'arma molto potente all'occorrenza. Sebastian, da quanto tempo? Eh sì? Felice che tu abbia ricevuto il mio gufo. Devo mostrarti una cosa. Ehi, grazie ancora per quello che hai fatto in biblioteca. Figurati. La Scribner ha tentato di mandarmi in punizione, ma so come divincolarmene. Beh, ti sei preso la colpa al posto mio. Per me vuol dire tanto. Hai trovato quello che stavi cercando? Sì, ma mancava qualcosa. Forse questo non è il posto migliore per discuterne. Capisco. A breve nel sotterraneo potremmo parlarne meglio. Neanche i professori sanno della sua esistenza.
da questa parte. C'è un passaggio segreto proprio qui. È ben nascosto. Come hai fatto a trovare questo posto? Me l'ha mostrato il mio amico Infaustus Gont. Lui lo chiama il sotterraneo. Revelio! Andavo sempre a giocare a gobbiglie qui, con mia sorella Anne. Adorava quel gioco infernale. Cosa non darei per poter essere battuto di nuovo da lei. Ti avviso, ho giurato a Infaustus di proteggere questo posto, quindi che rimanga tra noi, per favore. Non parla mai con nessuno, ma di me si è sempre fidato. Vorrei mettere a repentaglio il nostro rapporto. Ci intrufolavamo qui quasi ogni giorno. Non ci hanno mai beccato? Ho visto Infaustus a pozioni, credo. O forse era erbologia. Ho notato che usa la bacchetta per orientarsi nel castello. Esatto, però non so come. Infaustus è nato cieco e nessun incantesimo può ridargli la vista. La sua bacchetta sembra quasi senziente. Non c'è da stupirsi. Ollivander l'ha sempre detto. È la bacchetta a scegliere il mago. È così che ha scoperto questo posto? In famiglia qualcuno conosceva il posto. I Gont sono pieni di segreti. Non ho mai udito nessun altro parlare di questo luogo. Né ho mai visto altre persone qui. Non parlarne con nessuno, in particolare Infaustus. Non è in buoni rapporti con la famiglia e i suoi segreti. Ma questo posto per lui è speciale. Capito. Ma perché Infaustus non è in buoni rapporti con la sua famiglia? La sua famiglia paterna discende direttamente da Salazar Serpeverde, uno dei quattro fondatori di Hogwarts. Sono tutti ossessionati dalla genealogia. Infaustus non li sopporta, ed è il primo a non farne segreto. Comunque, il sotterraneo è il posto dove rifugiarsi lontano da occhi indiscreti, ad esempio per esercitarsi con incantesimi proibiti. Ah, davvero? Tipo? Come la maledizione esplodente. I docenti sostengono che non sia un incantesimo adatto agli studenti. Effettivamente suona pericoloso. Sembri Infaustus. Si incupisce quando si parla di incantesimi proibiti. Però apprendere questo gli è piaciuto. Un incantesimo come Confringo è pericoloso solo in mano a un inesperto. Sono magie da insegnare bene, non bandire. Ad essere sinceri, io sono di parte perché amo le magie più focose. Ma dovresti impararlo. Te lo posso insegnare io qui, in sicurezza. Okay. Può volerci un po' per capire come funziona. Imita i movimenti della mia bacchetta. L'incantesimo è Confringo. Molto bene. Oh oh. Wow. Ecco, ci sei. Ora vuoi provarlo sul serio? Revelio! Ci sono i bersagli, però. Devo fare una... sì. Rimanesse intatto. Prova con quei candelabri. Sono entrambi utili, ma... Confringo! Ottimo lavoro. Come ti senti? Un po' accaldato. Ti ci abituerai. Sì, così. Credo di aver capito. Ben fatto. Devo ammetterlo, mi sono divertito. La prima volta che ho provato Confringo con Infaustus, addio sopracciglia. Avrei pagato per vedervi. Non ce ne dimenticheremo mai. Ancora oggi, trovo che quell'incantesimo crei quasi dipendenza.
In effetti l'esplosione scalda l'ambiente. Ora capisco perché ci hai rimesso le sopracciglia. Ti ci abituerai. Enin, Faustus ed io ci esercitavamo per ore. Il sotterraneo era il nostro rifugio segreto. Non tornavo qui da molto tempo. Non è la stessa cosa senza Enna. Mi dispiace per tua sorella. Se c'è qualcosa che posso fare... Magari la prossima volta che vado a Feldcroft potresti unirti a me e conoscere Anne. Le farà sicuramente piacere. Dimmi quando e verrò sicuramente con te. Le manca Hogwarts. È bloccata a casa con il nostro tutore, zio Solomon. Per tua sfortuna dovrai incontrare anche lui. Vedere una faccia nuova è proprio quello di cui ha bisogno. Per me sarà un piacere. Grazie. Comunque, di cos'è che non volevi discutere nei corridoi prima? Non so da dove cominciare. Hai detto che mancava qualcosa da quello che hai trovato in biblioteca. Presumo abbia a che fare con quello che mi hai detto, sulla passaporta e la Gringot e Ranrock. Non ti sfugge niente. E sì, è così. Come sospetterai, c'è altro che ancora non sai di questa storia. Continua. Prometti che non lo dirai a nessun altro. Io ti ho dato fiducia parlandoti del sotterraneo segreto. Puoi fidarti di me. Va bene. Vedo le tracce di un'antica magia. Antica magia? Non so cosa mi aspettassi di sentire da te, ma di sicuro non questo. Cosa intendi esattamente? Guarda, non ne ho la certezza. Ciò che so è che vedo come dei sospiri di un'antica magia che quasi nessun altro vede. Fig e io pensiamo che Ranrock abbia trovato il modo di imbrigliare quel potere magico. Mi stai dicendo che i Goblin hanno in mano un qualche tipo di potere magico? È quel che stiamo cercando di capire. E questa tua abilità permette anche a te di governare questa magia? Io... non ne ho idea. Beh, quando lo scopri, dimmelo. Studio da molto tempo le forme arcaiche di magia. Forse potremmo aiutarci a vicenda. Nel frattempo... Con Rookwood e Ranrock entrambi alle tue calcagna, ti consiglio di esercitarti ancora con la maledizione esplodente. Passa qui tutto il tempo che desideri. E ricorda, non parlare a nessuno di questo posto. Quando vado a Feldcroft, ti mando un gufo. Ciao Sebastian. Aspetta. Aia. Ehi, guarda che ti ho sentito. Oh, ciao. In Faustus, giusto? Ci siamo già visti a lezione di pozioni. E forse a erbologia? Riconosco quella voce. Ti ho sentito parlare con Garrett Weasley a pozioni. Sei quello nuovo del quinto anno. Sei appena uscito dal sotterraneo? Come hai fatto a entrare? Aiuto. Ah, si chiama sotterraneo quella stanza. Ah, stavo esplorando un po' e all'improvviso ho trovato uno strano corridoio. Mi prende in giro? Nessuno trova quella stanza per caso. È stato Sebastian a dirtelo, vero? Una sola parola su questo posto e ti giuro che neanche il tuo adorato professor Fig potrà salvarti. Mio padre conosce bene il preside. Non esiterò a sfruttare questa amicizia se necessario. Non serve passare alle minacce. Terrò la bocca chiusa sul tuo sotterraneo. E Sebastian è un buon amico. Non dovresti pensare subito male di lui, sai? Guarda che lo so anch'io. È il mio più vecchio amico, grazie tante. In Faustus, volevo solo... So benissimo cosa volevi dire. Sebastian si caccia già in troppi guai. Non ha bisogno del tuo aiuto. Vabbè. Ora gliene dico quattro a Sebastian. Equipaggiamento inutile.
Raggiungimi il prima possibile. Io sono di ritorno da una visita al ministero tutt'altro che produttiva. Spero che il tuo tempo sia stato più proficuo. Vorrei insegnarti Wingardium Leviosa, un incantesimo usato per far levitare gli oggetti per un breve periodo di tempo. Ma già ce l'ho. Una volta completati alcuni incarichi preliminari, Revelio! Leviosa! Ah, ok, no, no, infatti, ha ragione lei, vabbè. Ottieni una pozione dell'invisibilità. Allora, desidero che usi una pozione contro alcuni nemici. Ok, vabbè, quella dell'invisibilità già ce l'abbiamo in realtà. Eccola qua. Ci sono 142 scale. Allora, quell'altra. L'altra dobbiamo usare se becchiamo dei nemici che in questo momento non ci sono, per cui saltiamo un attimo sta parte e ci facciamo questa qua. Non lo so, se possiamo. No, un attimo. Ma ce l'abbiamo. No. Esatto. Ok, pure qua dobbiamo usare una mandragola. Vabbè. Che ci abbiamo pure, giusto? Esatto. Qui abbiamo, quindi dobbiamo, vabbè. Quindi saltiamo pure questa missione, che palle. Quindi lui incarichi, dobbiamo avere dei nemici, vabbè. Andiamo a salvare le mappe. No, sopra. Ok. Sopra ancora. Sopra qui sopra. Professor Fig. Speravo proprio di vederti. È tornato. Finalmente. Il ministro Spavin parla molto e non ascolta mai. Blaterava di draghi corrotti. Impossibile dirgli qualcosa sui goblin. A proposito... Ascolti, professore, sono successe tante cose mentre non c'era. Il suo amico, il signor Ollivander, mi ha mandato una civetta chiedendomi di aiutarlo a trovare una vecchia bacchetta di famiglia che gli era stata rubata. Ah, davvero? Quindi sono andato alla guferia, come mi aveva detto, e c'erano un sacco di statue. Cosa intendi con statue nella guferia? Sì, e questo mi ha portato a un nascondiglio segreto dove ho trovato il fantasma di Richard Cornacchia. Chi diamine è Richard Cornacchia? Studiava qui molto tempo fa. Comunque, mi ha detto di una caverna segreta. L'ho raggiunta e proprio di fianco al suo scheletro ho trovato le pagine mancanti. Hai trovato le pagine? Sì, e visto che Cornacchia aveva seguito la mappa contenuta nelle pagine, trovandole ho trovato anche il luogo indicato sulla mappa.
Sembra incredibile, ma è una stanza sotto Hogwarts. Perché non mi sorprende? Allora andiamo? Speravo che lo dicesse. È un falsone, sto fig. Dobbiamo portare con noi il libro. È un falsone, sto fig. A proposito, la stanza si chiama Sala delle Mappe. Un ritratto di Percival Rackham ci attende lì. Il professor Rackham. Non vedo l'ora di incontrarlo. Come ha fatto questo cornacchia a mettere le mani sulle pagine del libro? Chiaramente Pix le ha rubate e Cornacchia le ha rubate a lui. Ah, Pix. E pensare che è sempre stata qui sotto. Promette davvero bene. C'è Hogsmeade e qui invece c'è la foresta proibita. Poi, ovviamente, Hogwarts è magnifico. Se solo tu potessi vederlo. Salve, professor Rackham. Come richiesto, abbiamo posizionato il libro sul piedistallo. E questo è il mio mentore, il professor Fig. Come sta, professor Fig? E ora capisci, mio giovane amico, perché dovevi tornare con il libro. Sì, e capisco anche perché chiamate questa stanza la Sala delle Mappe. Il fatto che tu sia arrivato fin qui mi dice che possiedi un'abilità magica straordinaria, il cui potere e potenziale sbocceranno se te ne dimostrerai all'altezza. La sede di ciascuna delle quattro prove apparirà sulla mappa a tempo debito. Sono prove che valuteranno le tue capacità e ti daranno preziose conoscenze. Prove che dovrai completare da solo. Bene. Rammenti il ricordo del pensatoio visto nella camera blindata alla Gringot? Vagamente. So di aver visto quel ricordo, ma non ne rammento tutti i dettagli. Io e il mio amico Charles parlavamo della passaporta e delle prove che avevamo creato per qualcuno in grado di vedere tracce di magia antica. Charles è un altro dei custodi. Secoli fa ci siamo dati questo nome, assumendo l'impegno di tenere nascosto questo sapere fino a oggi, forse. Allora, il passaggio dalle rovine alla Gringot, la camera blindata, il reparto proibito, questa stanza, niente di tutto ciò era una prova. Erano una parte importante del percorso, ma non vere e proprie prove. D'altro canto, il fatto che tu sia arrivato fin qui lascia ben sperare. Le prove sono state progettate per far sì che il sapere che abbiamo tenuto segreto per così tanto tempo non cadesse nelle mani sbagliate. Metteranno alla prova le tue abilità, sia innate sia apprese. Non solo, da tutto ciò che vedrai nel corso delle prove dipenderà l'uso che deciderai di fare di quello che condividiamo con te. Dovrai armarti di pazienza. Le prove hanno molto da insegnarti, ci vorrà tempo. Il tempo è un lusso che non possiamo concederci. Abbiamo aspettato tanto, professor Fig.
Sicuramente qualche altro... Con il dovuto rispetto, signore, pur non essendo al corrente del segreto che custodisce, abbiamo visto tracce... tracce di una potente magia oscura in mano ai goblin. E mentre uscivamo dalla sua camera blindata alla Gringot, abbiamo incontrato un goblin insolitamente potente capace di tale magia. Potrebbe già essere troppo tardi. È davvero una notizia terribile. Ti fidi del professor Fig, mio giovane amico? Certo. No. Allora, alla luce della tua considerevole abilità e di tutto quello che hai già portato a termine, inizieremo. Il punto in cui si svolgerà la prima prova è segnato sulla mappa sotto di te. Il professor Fig ti aiuterà a trovare le sedi delle prove, ma soltanto una persona con le tue capacità può completarle. Diamo un'occhiata? Riconosco quella torre, non è lontana. L'avrai vista anche tu? Non credo. Forse il suo giovane amico ha viaggiato meno di quanto lei non pensi. Come tuo mentore, il minimo che possa fare è accertarmi che non sia pericoloso. Raggiungimi appena puoi. Lei ha detto di conoscere quella torre. Cosa può dirmi al riguardo? Non molto, temo. Ci sono passato davanti decine di volte e a nord di Hogsmeade. Se ben ricordo, ha l'aria di essere disabitata. È ovvio, tuttavia, che nasconde molto più di quanto sembri. Ok. La raggiungerò alla torre il prima possibile. A presto, allora. Fa attenzione. E non dire a nessuno dove stai andando. Un'altra avventura ti aspetta? Credo sia ora di insegnarti Glacius, l'incantesimo congelatore. È un metodo efficiente per gestire con freddezza le situazioni più accese. E prima però dovrai portare a termine alcuni incarichi. Dopodiché, vieni a trovarmi. Rebellion! Bene. Rebellion. Bello sto drago. Andiamo avanti. Revelio! C'ho qui. Veloce possibile, vai. Occasione di poter usare un attimo
Allora, abilitiamola pure così la triggeriamo. Un attimo. Come? Ah, vabbè. Ottieni usa, ok, una mandragola. Vediamo con la mandragola. Mandragola, mandragola. Eccola. E l'incarico è completato. Un attimo, completato il cazzo, ce ne sono altre due. Allora, il tuono, 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 vai, vai, vai col tuono, un attimo. Il tuono, il tuono, ok, dai, yeah. Te pare, paffa, un brodo. Sì. Era Expelliarmus. Expelliarmus. Tazzo. Expelliarmus. Levioso! Expelliarmus! Eccola qua la torre. No! Il dono è proprio... vabbè. Non era... vabbè. Mi sono sbagliato di... Vabbè, porca miseria. Infatti mi sembrava che non era qui. Vabbè. Allora, andiamo, facciamo così. Andiamo sulle missioni. E poi facciamo queste tre. Esatto. No, almeno. Vabbè, vabbè, vabbè. Mappa. Hogsmeade. Esatto. Verso al nord. Però non so. Ho detto al nord di Hogsmeade. Non so. Pollenti caricamento. A volte sembra che tutte le strade portino a Hogsmeade. Ah, non si può, giustamente. L'ho usata in maniera impropria. Vabbè. E vabbè.
Vai. Sembra un posticino grazioso. Revelio! I guaci di Ranrock stanno terrorizzando Upper Oxfield. Non ho potuto fare a meno di sentire. Ha menzionato i seguaci di Ranrock? Sì. Non immaginavo si sarebbero spinti a tanto. Sono Claire Beaumont, a proposito. È un piacere. Ranrock e i suoi si sono accampati qui, senza alcun riguardo per il nostro amato borgo o per i nostri affari. Davvero spietati. Mio fratello ha osato opporsi a loro ed è finito a San Mungo. Non so proprio più che fare. Perché non si allontana dalla zona per un po'? Upper Oxfield è casa mia. Io e Bardolph siamo cresciuti qui. No, non ce ne andremo. Quando mio fratello avrà fatto ritorno, allora decideremo cosa fare. È andato da Victor Rookwood a cercare consiglio. Io non ero d'accordo, ma forse alla fine ci sarà utile. Dove sono accampati i seguaci di Ranrock? Ha detto che i seguaci di Ranrock si sono accampati qui. Dove precisamente? A sud, dall'altra parte del fiume. Da quel che so, in ogni accampamento ci sono diversi di loro. Io non oso avvicinarmi. Come ci è finito tuo fratello Bardolph al San Mungo? Bardolph aveva trascorso la giornata a raccogliere erbe e radici per noi. All'improvviso sono arrivati dei seguaci di Ranrock che gli hanno chiesto il suo raccolto. Bardolph ha rifiutato. Accecati dall'ira, lo hanno scagliato contro una roccia e derubato. Uscito dal San Mungo, Bardolph ha giurato vendetta. Ora temo che si stia cimentando in pratiche magiche, cui si pentirà. Purtroppo conosco molto bene i seguaci di Ranrock. Forse posso fare qualcosa. Per quanto mi piacerebbe liberarmene, non vorrei che rischiassi di rimanere ferito o peggio. Ti prego, fa attenzione. Ok. Non dovremmo vivere nel terrore. Questa è la nostra casa. Ma che distanza stanno comunque? Sembra che la situazione stia peggiorando. Bardolph Bond sarebbe già dovuto tornare. Sarà stato preso dai maghi oscuri. Qui è stata una pessima idea. Uno degli accampamenti di Ranrock. È proprio come l'aveva descritto. Espelliamo! Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Non vi faccio un cazzo, ma proprio niente! Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Levioso! Perché non vieni qua su e scappati? Hai solo il Levioso! Expelliarmus!
Accio! Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Levioso! Porca puttana! Expelliarmus! Mamma mia, quante tesoro però! Levioso! Expelliarmus! Aspetta che rimetto i piedi a terra! Levioso! Smettila! Soffro di vertigini! Levioso! Accio! Expelliarmus! Proteggo! Lo sta? E tirarla per le lunghe. Accio! Expelliarmus! Levioso! Accio! Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Levioso! Hai un seguace di meno, Ranrock! Un accampamento è andato, ne manca un altro. Mamma mia! Che bello, abbiamo visite! Levioso! Accio! Davvero triste! Levioso! Expelliarmus! Levioso! Imbarazzante, non so. Sì, esattamente. Alza superficium. Dove cazzo sta superficium? Da ricordare a memoria tutte.
prego! Sei davvero troppo! Revelio! Uno. Stupido. Due. Stupido. Tirarla per le lunghe. Con depulso, con depulso. Sono stato abbandonato molto tempo. Vai con depulso. Dispiace. No. Una scena assoluta. Reverse. E questo è il meglio che sai fare. Che cazzo. Expelliarmus, Lumos. Accio. Lumos. È poco pratico però. Porca puttana. Eccolo qua. Defuso. Confringo. Defuzzo, confringo. Defuzzo, confringo. Expelliarmus, assaccio. Defuzzo, confringo. 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 Che mossa da codardi. Expelliarmus. Confringo! Accio! Defuzzo! Confringo! Perché non riesco a... Expelliarmus! Confringo! Il problema è che ti tolgono un sacco di energia. Adesso abbiamo ogni mal... vaffanculo. Sei di stirpe babbano. Exproteco, expelliar, confringo. Confringo. Expelliar defuso.
due ancora, tre, quattro, ma ogni cazzo ce ne sono, dai. Porca. Ah, perché devo arrivare a 30? Vabbè, ho capito. Tardi. Poco saggio tornare qui. Quelle pozioni però fanno la differenza, secondo me, eh? Eh sì. Combinazioni, le cose, casino. Tazzo, expelliamus. Confringo. Andiamo ben bene, sto stronzo, no? Devi soffrire, devi soffrire, cazzo, veramente. Di qua. Rarok vi ha presi in giro, portandovi alla rovina. Entrambi gli accampamenti sono stati sgomberati. Madama Beaumont ne sarà felice. Io poco, perché è stato, mamma mia, macello. Un macello proprio. Infatti ho perso un sacco di pozioni, mamma mia, ma veramente un macello. Revelio! Ah. Chissà chi ci vive qui. Madonna, non me ne frega un cazzo. Vabbè. Quanto mi manca, vero? Buongiorno, Madama Beaumont. Buone sì. notizie. Ho sgomberato l'accampamento di Rarok. Davvero? Madama Boomer. Ma come hai fatto? Non è stato facile. È stato molto difficile e si erano trincerati. Ma ce l'ho fatta. Mio fratello sarà molto felice della notizia quando tornerà. Hai salvato il borgo, mio giovane amico. Non lo dimenticheremo. Ora sono in pensiero per gli altri borghi. Ranrock e i suoi sono molto diversi dai goblin che conosco. Che cosa c'è in vendita? Cosa stai cercando esattamente? Ti ringrazio, di cuore. Oh, ti piacerà. Hai fatto un'ottima scelta. Grazie mille della visita. Revelio! Scommetto che ora c'era un altro dialogo. Un altro incantesimo. Quello che dica che è un bene che ci sia il dialogo. Peccato che Bardolf si sia affidato alla magia oscura. Mi scusi, stava parlando di un certo Bardolf Beaumont? Sì, ma non credo di conoscerti. Io sono Dorothy Sprottle. Stavo parlando del fratello di Claire Beaumont, Bardolf. Pare essere scomparso. Si dice fosse nella foresta a praticare la magia oscura. Io stessa l'ho visto vicino a delle rovine con gli uomini di Rookwood. Temo si sia messo nei guai con gli Ashwinder.
soprattutto se ha fatto loro una promessa che non può mantenere. Che disgrazia. Con gli accampamenti di Ranrok distrutti, credevo che avrebbe rinunciato del tutto alla magia oscura. Cosa ha spinto Bardolf ad aggregarsi agli Ashwinder? Oh, ha avuto un terribile scontro con i seguaci di Ranrok. Ne è uscito cambiato. Non voleva più sentirsi inerme. Credo fosse alla ricerca degli Ashwinder per apprenderne i segreti. Victor Rookwood sembra non temere gli incontri con i seguaci di Ranrok. È possibile che Bardolf sia semplicemente scappato? No. Bardolf gestisce quella bottega insieme a Claire da sempre. Non si allontanerebbe mai. Vabbè, sei sicura? Ha detto che sarebbe tornato nel giro di 2 settimane. Il mio istinto mi dice che è stato catturato. O peggio. Posso provare a cercarlo io? Ogni aiuto è ben accetto. Per prima cosa parla con Claire. Forse ha indizi che potrebbero esserti utili. Quello che posso dirti è che Bardolf è stato visto l'ultima volta nella foresta con un maglione fatto ai ferri da Claire. Troverai Claire al suo negozio, se vuoi parlare con lei. Revelio! Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Via, 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 via. Aia. Confringo. Confringo. Porca puttana. Vai! Mamma mia! Devo salvarti! Accio! Defuso! Porca! Proteggo! Ah, yeah. Non so se la signora Beaumont vorrà sapere cosa gli è successo veramente. Eh già.
Mamma mia. Confringo. Accio. Defuzzo. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Vermicolo. Scia. Ovviamente un'altra. Cosa hai in serbo per me questa volta? Expelliarmus! Confringo! Accio! Oh, è scappato? È scappato? Confringo!
Accio! Confringo! Depulso! Confringo! Expelliarmus! Confringo! C'è il simbolo della morte qua, come mai? Non lo so. Questo posto sembra uscito da un libro di favole. Oh! Hai la mia più sincera gratitudine, anima coraggiosa. Signora Beaumont, credo di avere notizie di suo fratello. È morto! Ardolf, dimmi che cosa sai su mio fratello. È schiattato! Mi duole dirglielo, ma Bardolf era stato trasformato in un Inferius e... ho dovuto ucciderlo. Cosa? Ma come puoi anche solo pensare che quell'Inferius fosse mio fratello Bardolf? È assurdo! Indossava un maglione di lana lavorato ai ferri. No! No! Non può essere vero! È ormai una bugia, vabbè. Mi dispiace molto. Avrei voluto portarle notizie migliori. Le auguro ogni bene. Damose. Cos'altro avrei potuto fare? Oh, Bardolf! Damose. Revelio! Meglio indagare. Ma Revelio! Di che cosa meglio indagare? Ah, la galleria? No, basta, vi prego. Non ne posso più. Allora. C'era un... ok. Andiamo con... un attimo. No, che cazzo ho fatto? No, che c'eramo qua? Thank you.
Ok. Via via. Distruggi. Esatto. No, mi tengo questa qua. Pure carina. Okay, mi tengo sempre questa qua. Ok. Ok, completata. Talenti, abbiamo qualcosa. No, non abbiamo più punti. Nessun punto disponibile. Oltre 2 ore, mamma mia. Vabbè, un gioco è troppo troppo grosso per fare puntate piccole. Cioè, sto cercando veramente di andare a 200 all'ora, ma comunque è difficile. Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Ehi, da questa parte. Non siamo soli. No. Seguaci di Ranrok. Da quel che vedo sono circa una dozzina, forse di più. Non possiamo materializzarci dopo di loro nella torre. Potremmo, ma non sappiamo cosa ci attenda nella torre. Tuttavia, ciò che mi preme sapere è perché si trovino qui. Si sono accampati poco più avanti. Suggerisco di investigare un po' prima di fare altro. Muoviamoci! Beh, la situazione non è ideale. Già, da questa parte... E suggerisco di usare... Sì, avevo capito. L'avevo capito. Meglio passare inosservati. Ma io l'ho usato, perché tu non l'hai usato? Una delle cose più buone che abbia mai mangiato. Ma se andano dritto per forza dritto. Forza veloce! Petrificus totalus. Come lo lancio? Resta nascosto e lancia Petrificus totalus. Ma come lo lancio sto Petrificus Totalus? Ah, ok, così. Petrificus Totalus! Buttiamoci a pesce nella mischia! Lumo! Devi farlo! Smettila! Soffri! Rivelio. Stai solo ritardando l'inevitato. Expelliarmus. Confringo. Action!
60 goblin? Ma sti cazzi? Rimangono ancora, porca miseria, mamma mia. Roba. Revelio. Indaga sulla presenza dei goblin. Accio. Penso li abbiamo uccisi. Lo dico sì. Revelio. Che è qua? Ordini provengono direttamente da Ranrok. Secondo questi ordini cercano qualcosa che abbia a che fare con dei nomi. Ma che nomi? E perché qui? Verserò il tuo sangue. Ma dove cazzo è uscito? Sarà una passeggiata. Ma porca puttana. Ma dove sono usciti? Detto.
con Fringo! Expelliarmus, con Fringo! Taccio! Vedono di buon occhio la stirpe dei maghi, ma qui la situazione mi sembra diversa. Sembra che abbiamo trovato l'ingresso. Quindi? Non si apre. Un incantesimo di apertura. Molto utile. Ora non c'è tempo, ma se non lo Revelio prima, ci lavoreremo una volta tornati al castello. Che macello. Queste scope saranno incantate da secoli. Non ho mai visto un incantesimo tanto duraturo. Ti do il benvenuto alla torre di San Bacar. Salve, professore. Ha per caso detto Torre di San Bacar? Sì, il professor Bacar è un custode. Non l'hai ancora incontrato. Sono felice di confermare che avevo ragione nel presumere che ci saremmo incontrati nuovamente e così presto. In base al trambusto che ho udito, tuttavia, sospetto che per te non sia stato facile arrivare qui. Per nulla, professore. Abbiamo incontrato dei goblin fuori dalla torre. Il fatto che quei goblin sapessero della mia camera blindata mi turba molto. Però se hanno anche scoperto questa torre, la minaccia potrebbe essere più grande di quanto credessi. Motivo in più per andare avanti. Di sotto, vicino all'ingresso, è stata sbloccata una riserva di magia antica simile a quelle che hai già visto. Usala per attraversare una porta. Temo di non poter dire altro. Il professor Fig non può venire con te, quindi ti aspetteremo insieme nella sala delle mappe. Ricorda ciò che vedi. I nemici comunque sono tostissimi. Dobbiamo capire come facevano i seguaci di Ranrock a sapere di una torre un tempo appartenuta a un custode. Per il momento però hai cose più importanti a cui pensare. Un deposito di magia antica, se non vado errato. Sì, signore. Allora lascerò la questione nelle tue mani sempre più capaci. Detto questo, fa attenzione. Certo, signore. Ci rivediamo alla sala delle mappe. Okokan. Una riserva di magia antica. Di sotto, vicino all'ingresso. Revelio! Quindi? Ho già visto qualcosa di simile alla Gringot e nel reparto proibito. Revelio! Della prova. Qual è sta prova? Notevole. Deve essere successo qualcosa. Meglio dare un'occhiata in giro. Sopra, sopra. Ahimè.
Attenzione, no. Ok. Qua si combatte, sicuro. Revelio. Altre tracce di magia antica. Deve esserci qualcosa di diverso. Non sono mai un buon segno. Già. Almeno stavolta so che cosa aspettarmi. Mamma mia. Levio! Mamma mia! Fuori male, figlio di puttana, muore rotto il cazzo, vai! Fuori! Non gliela faccio più! Punto. Che cazzo abbiamo? Queste qua? Hanno un'aria familiare. Accio! Questo gioco è una rottura di coglioni, a dire poco. Troppo.
Quindi? Revelio. Non si va da nessuna parte, eh? Accio! Boh. Leviosa! No, scusate. Accio! Okay. Altre statue. Qua devo prendere provvedimenti urgenti. Ai 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 ai. Ok, dovrei aver visitato la... Adesso dovrebbe essere tutto più gradevole il gioco. Andiamo. Che sennò poi a un certo punto mi rompo le palle. Allora, qua come dobbiamo fare? Non lo so. Sopra, sotto. Faccio. Sali, bravissimo. Bravissimo. Come faccio andare là però?
non vedo. Boh. Scendiamo un attimo che non capisco. Sto capendo un cazzo. Lebioso, accio. Bene. Che ho fatto? Scendi. Credo di qua, no? Sì. Devo esplorare questa arcata da entrambe le parti. Faccio! Come cazzo devo fare? Non lo so. Come la sposto di là sta cosa? Tipo così. Accio! Chissà che cosa è cambiato da entrambe le parti dell'arcata dopo quell'esplosione di magia. Deve esserci per forza qualcosa di diverso. Come la porto di là? Mi spingo? Faccio! Devo scoprire come cambia la stanza quando entro ed esco dall'arcata. Basta che faccio così. Non sta vicino abbastanza, credo. Accio! Ci sono. Devo usare entrambi i lati dell'arcata per portare la piattaforma dall'altro lato del ponte. No, basta che lui c'è. Possiamo giocare da solo. Ah. Leviosa! Taccio! Sì, sì. Ci siamo anche noi. Vai. Ci sono. Devo usare entrambi i lati dell'arcata per portare la piattaforma dall'altro lato del ponte. Vaffa. Non mi abituerò mai a questi pavimenti. Dai. Expelliarmus! Accio! Expelliarmus! Leviosa! Eppure mi fanno il culo, eh! Thank you.
Accio! Expelliarmus! Revelio! Ah, forse ho capito, forse ho capito. Accio! Aiuto, aiuto. Boss finale. Questa storia non mi piace. Cazzo! Levioso! Oh, non gli faccio un cazzo, è interessante. Mamma mia! Confringo! Confringo!
ce la farò. Che sollievo. Mai. Ce la potrò mai fare. Questa è la verità. Un altro pensatoio. Oh, che stress! Allora. Abbiamo pure dei equipaggiamenti segreti di mortacci vostri. Mo elimino tutta sta merda che devo fa. Perché mo basta. Tua capacità di trasfigurare il mondo intorno a te è davvero notevole. Che cosa c'è? Mio padre non sta migliorando. Credo non si riprenderà mai dalla morte di mio fratello. Vedere soffrire chi amiamo è una vera agonia. Sono passati anni dalla siccità. Ma il suo dolore per quella perdita è profondo come se fosse successo solamente ieri. A lui serve pace, non splendidi pilastri. E se io lo potessi aiutare? Fai già così tanto per tuo padre? Non è abbastanza. Io voglio che smetta di soffrire. Capisco la tentazione di usare questo potere per trasfigurare altro e non soltanto il mondo fisico. Ma le emozioni umane sono una forza molto potente. Anche la strega più competente e di buone intenzioni non può sapere che conseguenze avrebbe manipolarle irrevocabilmente. E che cosa dovrei fare? Stare a guardare mentre il dolore lo distrugge? Non puoi fare tuo quel dolore. Ogni anno un qualche studente mi stupisce per le assurdità che vede nelle foglie di tè. Oh, signorina Morganac. Felice di rivederti a Hogwarts, professoressa. Mi ci vorrà un po' per abituarmici. Professor Rookwood? È bello che tu abbia accettato il ruolo di professoressa di difesa contro le arti oscure. Siedi, siedi, Isidora, e parlaci dei tuoi viaggi. In realtà volevo invitare voi e gli altri professori a casa mia stasera. Ho davvero tante cose da raccontarvi. Sarebbe un vero piacere, informeremo gli altri. Benissimo, a stasera. Un altro ricordo. Ora devo trovare la via d'uscita. La troviamo la prossima volta. Altre pietre cristallizzate. Deve essere... Ah, ok, grazie. Grazie. Possiamo salvare pure, eh? Va bene, allora io... questo dialogo me lo lascio, che è importante, perché me lo lascio per la prossima volta. E la prossima volta cominceremo a parlare col Fig, con la Fig e con il professor Rackman. Alla prossima.